Allora, nel bicchiere avete per poco tempo, perché è un vino che praticamente evapora quando si comincia a berlo. E questo appunto è un figlio del vulcano, un figlio dell'Etna. Tra l'altro la sua storia del nome è bellissima, no? A Pundara sarebbero le Pleiadi, sarebbe diciamo la gallinella con i pulcini, è un soprannome per le Pleiadi. E come dice Silvia Maestrella, produttrice, che è la stessa di Villa Petriolo, magari la conoscete qui nell'Empolese, appunto è rimasta stregata da questa idea, che sapete che in Sicilia c'è il porto di Riposto, che è, ai tempi dei Romani era, ma anche fino a diciamo 50 anni fa, un grandissimo luogo di smercio del vino, che veniva giù dall'Etna, arrivava a Riposto e dalle navi girava un po' tutto il Mediterraneo ai tempi dell'Impero Romano, perché l'Etna è sempre stata una grandissima cantina, una produzione enorme. Oggi sembra si parli solo dell'Etna, ma in realtà era una grandissima produzione fino anche solo a 50 anni fa, una delle DOC italiane più grandi e anche una delle prime a essere riconosciuta. Quindi dal porto di Riposto, se si guarda verso la montagna, se si guarda verso il vulcano, laddove spuntano le Pleiadi, c'è proprio il vigneto da dove vengono le uve, queste uve di Carricante che fanno nascere questo vino, che è molto difficile da apprezzarlo al pieno in gioventù, che è appunto la difficoltà delle guide, è anche quella, no? Riuscire a assaggiare vini che magari adesso sono già diversi, ma questo è stato valutato e assaggiato a marzo, aprile, non lo so Fabio di preciso, ma di sicuro... Ecco, aprile, luglio, comunque insomma qualche mese fa, in cui c'è da stabilire se veramente è un grande vino, se è un vino, perché alla fine in teoria la guida serve anche poi agli acquisti, no? Questi sono vini prodotti in pochissime bottiglie, se uno decide di comprarne 6 bottiglie lo sa, lo legge sulla guida adesso e deve orientarsi un po'. Noi abbiamo la fortuna di poterlo assaggiare stasera, non credo ci siano tante bottiglie, però insomma se vi piace in qualche modo si possono far avere. Ecco, dicevamo Carricante, che il suo nome deriva appunto dal fatto che riusciva a caricare i carri, no? Cioè era un'uva molto produttiva e quindi la delizia di ogni agricoltore, no? Perlomeno l'agricoltore del vino di qualche anno fa era contento quando l'uva aveva tanti gradi alcolici e quando ne produceva tanta, che comunque veniva pagato o alcol o a peso o tutte e due. Carricante quindi garantiva ottime raccolto e la qualità, però diciamo era un po', si privilegiava la quantità alla qualità. Da quando c'è stato questo rinascimento dell'Etna con Beranti, no? Il famoso Pietramarina e altri vini, il Carricante si è cercato di vinificarlo con più attenzione, privilegiando l'acidità, la freschezza e questa famosa, no, mineralità, che tutti adesso in tutti i vini bisogna dire mineralità, se no non siete alla page, perché appunto è questa sensazione un po' ineffabile, che non è né fruttato né floreale e che di volta in volta è una sensazione di terra focaia, una sensazione di polvere bagnata, di gesso, quindi tutte queste sensazioni che si fanno risalire a un sottosuolo un po' particolare. Ora sull'Etna c'è tutte rocce giovani, stratificate più o meno, continuamente in evoluzione, quindi è un suolo che si può dire veramente minerale e vulcanico anche al naso. Nel bianco si sente molto di più, perché non c'è lo schermo del rosso che quindi magari a volte col fruttato ci sovrasta altre sensazioni, e quindi è molto divertente da annusare. Sentite appunto, fruttate floreali sono quasi nascosti dalle note gessose e saline, e anche poi non scordiamoci l'influenza del mare, perché il mare, nonostante siamo alti sull'Etna, il mare è in linea d'aria veramente a pochissimi chilometri, quindi anche le brezze del mare in qualche modo influenzano, e soprattutto in bocca, no? Sentite, un vino dice molto tagliente, una grandissima acidità, un bel corpo, una struttura. Questo è un vino che andrebbe quasi quasi bevuto dopo i rossi, no? Perché comunque ha una struttura, una persistenza talmente lunga che tranquillamente dopo i rossi, anzi lo apprezzeremo molto di più, perché questa sua profondità, questa sua dolcezza, che poi in realtà è secchissimo, ma una dolcezza un po' suggerita, che ce lo rende veramente speciale, veramente ricco e con tante tante sfumature, che vi assicuro adesso sono un po' in boccio, no? Sono in nuce, e col tempo questo è un vino che avrà una vita molto molto interessante davanti a sé, evolverà verso note più affumicate, da simili magari a qualche Riesling tedesco, però prodotto sull'Etna, quindi una delle particolarità che l'Italia ha al mondo, questi vigneti sull'Etna, e quindi una di quelle cose che è bello mettere in evidenza quando si racconta quanto è speciale il vigneto Italia. Buon proseguimento. Grazie.